Buongiorno amici e bentornati su Sogno in Cucina. Oggi iniziamo con un altro What I Eat in a Day. Per colazione ho scelto di prepararmi un infuso 100% naturale, uva nera e fragola. Questa è della Bonomelli che io adoro, è molto molto buona e poi io lo vado ad addolcire con il miele italiano all'arancio che è fatto da un contadino di nostra conoscenza ed è davvero squisito. Ho scelto di mangiare le mie camille. Ho fatto un post un po' di giorni fa, poi comunque sotto nella descrizione ve lo metto. Queste sono delle tortine veramente morbide, profumate, delicatissime, preparate con tutti ingredienti molto sani, tra cui appunto l'arancia, la carota, sono senza uova, senza burro. E quindi diciamo che se ve le siete perse andate subito nel blog e preparatele perché sono veramente eccezionali. Come dicevo appunto, pochissimi ingredienti, yogurt, zucchero, carote e arancia e farina. Eccole qua, pronte nei pirottini per essere cotte in forno per 20 minuti a 180 gradi e poi una volta sfornate sono pronte per essere decorate con zucchero a velo e fettina di arancia. Per pranzo invece ho deciso di prepararmi questo calzone farcito con pomodoro e mozzarella, anche questo molto semplice perché è senza lievito, basta appunto mettere farina, bicarbonato, un filo d'olio, un po' di acqua, impastare fino ad ottenere una palla morbida e liscia e quindi diciamo che è un po' la base della pizza, ma è senza lievitazione, quindi è molto veloce, soprattutto anche per chi torna a casa da lavoro e non ha molto tempo di prepararsi il pranzo. Ecco qua, l'ho stesa forma rotonda, l'ho farcita con pomodoro, mozzarella, sale, origano, poi ovviamente potete mettere quello che preferite e che vi piace di più. Io l'ho fatta molto semplice con pomodoro e mozzarella, quindi diciamo un classico, ecco. L'ho richiusa su se stessa, ho fatto tre fori, ma voi se volete non fateli, anzi forse è meglio perché così non vi fuoriesce tutto il latte della mozzarella. Ed ecco qua il nostro calzone, buonissimo per giunta. Per merenda io e mio marito abbiamo deciso di prepararci un centrifugato di kiwi, carota, mela e un pizzico di zenzero. Noi amiamo moltissimo fare questi centrifugati per merenda perché diciamo che saziano molto e sono anche molto molto freschi, quindi sono perfetti per uno spuntino. Poi se volete scrivetemelo nei commenti, posso anche farvi un articolo sul blog dove vi parlo e vi svelo i miei concentrati, i miei succhi estratti preferiti con diverse combinazioni di frutta. Ecco qua, ho tagliato tutti gli ingredienti a fettine molto sottili e poi le ho messe piano piano tutte nell'estrattore e ho ricavato il mio bel succo. Potete osservare i colori che sono veramente magnifici e non vi dico il profumo di questo succo, non ha veramente nulla a che vedere con quelli compri. Per la cena, visto ormai che è arrivato finalmente il freddo e la neve in montagna, abbiamo deciso di prepararci una zuppa. Io ho usato il mio Moulinex, ho fatto un video un po' di tempo fa su YouTube dove vi spiegavo che cos'è questo strumento e come si può utilizzare. Se volete poi vi lascio sotto il link anche di questo video. Comunque ho messo zucchine, zucca, cipolla, acqua, ho impostato la funzione appunto zuppa, ha cotto per 40 minuti, ha frullato ed ecco qua che la nostra zuppa era pronta, caldissima e buonissima. Ho aggiunto un po' di semini, sapete ormai che io adoro i semini, li metto ovunque, un filo d'olio ed ecco che la zuppa era pronta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al blog di Sogno in Cucina per rimanere sempre aggiornati e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!